Per Tiburno.tv siamo in compagnia di Adriano Petrone, che è corresponsabile della scuola calcio di Spezia Mentana. Oggi è domenica, c'è una grande manifestazione qui al campo storico Finozzi di Mentana, centralissimo di via Reatina, dove tanti bambini sono in campo per merito di questi dirigenti che hanno ricreato una scuola calcio storica qui a Mentana. La Spezia Mentana finora era stata solo basket e pallavolo, adesso è ridiventata scuola calcio anche grazie alla creazione e alla rizzollatura dello storico stadio di Mentana. Allora, Adriano Petrone, come è nata l'idea di creare questa scuola calcio qui a Mentana, nella centralissima Mentana? Niente, insieme a un gruppo di amici, dove parecchi anni abbiamo lavorato da altre parti insieme, tutto insieme al mio staff, abbiamo deciso di riprendere questo campo dopo 12 anni di abbandono e di ricreare i presupposti per creare questa nuova scuola calcio. Ecco Adriano, secondo te qual è il primo... Ecco, innanzitutto oggi è una bellissima giornata perché ci sono più di 100 bambini sul campo. Giusto? Sì. Oggi è il giorno della presentazione della scuola calcio, dove oggi, come tutti gli anni, questo è il secondo anno che abbiamo aperto la scuola calcio, abbiamo raggiunto un numero di 120 iscritti, siamo soddisfatti di questo, con le nostre forze abbiamo rifatto un campetto a 5, il campo a 11 in erba vera, un campo a 5 sintetico, abbiamo ripristinato tutti gli spogliatoi, abbiamo riaggiustato tutta la struttura, diciamo, e niente, come ogni anno noi, come inizio scuola calcio, presentiamo la scuola calcio con un giorno di festa che si chiama Giocando Insieme. Cosa significa? Giocano insieme genitori e figli. Diamo la possibilità ai genitori di entrare in campo e mettersi a giocare insieme ai figli. Noi mettiamo a disposizione tutta la struttura, tutta l'attrezzatura, palloni e tutto il resto, e diamo la possibilità ai genitori di poter giocare una giornata insieme ai figli. Ecco, cosa deve fare un genitore per venire a iscrivere il proprio figlio alla Spes Mentana Calcio? Niente, come prima cosa può venire a portare suo figlio e fare delle prove gratuite per poi far decidere al bambino se vuole entrare nel discorso progetto scuola calcio, e dopodiché si iscrive nella scuola calcio tranquillamente. Perfetto, quali saranno le vostre manifestazioni future? State pensando a delle prossime manifestazioni della scuola calcio? Noi come manifestazioni ne organizziamo parecchie, perché io faccio organizzatore di manifestazioni e di tornei amatoriali, perciò sono nel mondo del calcio dalla mattina alla sera. E organizzeremo a Natale dei tornei. Organizzeremo a fine stagione un torneo come tutti gli anni che dura un mese, tutti i giorni, invitando 10, 12, 15 società amiche, dove comunque facciamo vivere ai bambini questa esperienza. Grazie ad Adriano Petrone, che ricordiamo è il corresponsabile della scuola calcio insieme a Mario Arpino. Grazie ancora. Grazie. Allora Pietro Scipioni, dunque, che cos'è questo progetto Junior Team? Dunque, Junior Team è un progetto che nasce dalla mia volontà e la mia passione, diciamo, per i settori giovanili, perché devo tutto a Radio Radio e a Radio Radio TV e ad Ilario in particolare, perché mi ha fatto crescere nel mondo e ci siamo incontrati insieme, Sergio, su tanti campi in questi 15 anni. Quando eravamo giovani. Quando eravamo pure più con più capelli, insomma. Però la cosa bella è mettere insieme lo sport, la passione e il lavoro. Quindi abbiamo messo le telecamere e i microfoni al servizio dei settori giovanili. Abbiamo fatto il progetto Junior Team, che non è nient'altro che un progetto, appunto, di comunicazione, una trasmissione televisiva su Radio Radio TV che va il giovedì alle ore 18, interamente dedicata ai bambini, alle loro prime esperienze nel calcio, alle loro prime esperienze nello sport, Sergio. Perfetto. E la cosa bella che voglio dire è che qui a Mentana abbiamo trovato i valori che riconoscono e riconosce Junior Team, per cui lo stare insieme, divertirsi, giocare bene,
Cito Arrigo Sacchi, perché Arrigo Sacchi è il testimone del progetto Junior Team, e il mister Sacchi dice sempre: fateli giocare, fateli divertire, fateli socializzare, mettete la fantasia al servizio dello sport. Anche perché, giustamente come tu dici Pietro, la finalità della scuola calcio, prima di formare calcisticamente i ragazzi, è dargli l'educazione. Io l'ho detto nella presentazione di questa mattina, perché mi ha onorato l'amico Adriano di essere presente alla partenza di questa manifestazione bellissima, e a cui faccio i miei complimenti. Ho detto: lo sport è importante per un motivo. È vero che giocano, ma c'è solo una certezza: dovranno diventare uomini o donne, perché in questo momento anche il calcio sta vivendo anche il momento del calcio femminile in un certo, a certi livelli. Quindi tutti dovranno diventare uomini e donne. Poi se diventeranno campioni, chissà, ma uomini e donne ce li facciamo diventare anche noi addetti ai lavori.